Il 2 giugno 1946, poco più di un anno dopo la liberazione dalla dittatura fascista e la fine della Seconda Guerra Mondiale, il popolo italiano, finalmente libero, andò a votare. Doveva scegliere con un referendum tra la monarchia e la Repubblica. A queste elezioni, che avevano una grandissima importanza, per la prima volta nella storia italiana parteciparono anche le donne. Con circa 12 milioni di voti contro circa 10 milioni, le italiane e gli italiani scelsero la Repubblica ed elessero i loro rappresentanti all'Assemblea Costituente, così chiamata perché aveva il compito di scrivere le leggi fondamentali del nuovo Stato italiano. Lo Stato, infatti, è una moltitudine di persone che vivono insieme e che per poter mantenere l'armonia deve darsi delle regole. Queste regole si chiamano Costituzione. La Costituzione spiega alle cittadine e ai cittadini cosa è giusto e cosa non lo è. Parla di giustizia, pace e libertà. Dice che lo Stato siamo noi, tutti, grandi e bambini, e spetta a noi, per il bene di tutti, rispettarlo e farlo funzionare. Premessa. Dopo la dittatura, la guerra, le macerie, le bombe, la paura, la fame e la miseria, c'è da ricostruire le case ed i cortili, c'è da ristabilire norme e regole civili. Così persone buone, di grande volontà, con la Costituzione gridan pace e libertà. Democrazia. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, nei campi, a scuola o in fabbrica, ma svolto con decoro. L'Italia è una nazione, una democrazia. Comandan le persone e anch'io dico la mia. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Diritti e doveri. Noi siamo solo bambini, eppure per la legge siamo già dei cittadini e lo Stato ci protegge. Infatti ci assicura la scuola e l'istruzione, agli ammalati cure, ai grandi occupazione. Però ci chiede impegno e solidarietà per essere sostegno alla nostra società. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Eguaglianza. Tu parli l'italiano. Lei sa solo il dialetto. Io sono musulmano, lui un cattolico perfetto. Voi siete benestanti, io vivo in povertà, ma abbiamo tutti quanti la stessa dignità. Io sono un uomo anziano, lui ha la pelle nera. Tu abiti a Milano, noi vicino alla frontiera. Io non ho mai studiato, tu scrivi sui giornali. La legge dello Stato, però, ci vede uguali. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Lavoro. È meglio lo spazzino oppure l'insegnante? Tra il medico e il postino, chi dei due è più importante? Chi fa il proprio dovere con arte e compassione, qualunque sia il mestiere, lavoro o professione, concorrerà al progresso della nostra società, perché sia bella adesso e nel tempo che verrà. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Stranieri. Esistono persone che a causa della guerra, nella disperazione scappano dalla propria terra. Sono uomini stranieri, sono donne, sono neonati, migranti bianchi o neri, i cui diritti sono negati. A quei perseguitati che fuggono dalla morte, ai tanti rifugiati, l'Italia apre le porte. Articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Pace. Per vincere contrasti, risolvere questioni, per riparare guasti tra popoli e nazioni, il nostro Stato vuole, al posto dei fucili, usare le parole, strumenti più civili. La guerra, infatti, è orrenda e porta distruzione. È un demone tremendo che uccide le persone. Per ogni incomprensione c'è un'arma assai efficace. La giusta soluzione è il dialogo di pace. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.